Archiviata la lunga pausa estiva, è già tempo di nuova stagione agonistica per il Via Grande C5. Si prepara appunto il campionato 2023-2024 e come consuetudine ospitiamo il massimo dirigente del club biancazzurro, Mario Costanzo. Presidente, intanto ben trovato e la buona serata. Siamo già pronti per questa nuova avventura del Via Grande C5, Presidente? Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Sì, siamo pronti, è già da qualche settimana che abbiamo iniziato la preparazione. D'altronde la C1 è il primo torneo in assoluto di calcio a 5 che inizia la stagione. Inizia prima del nazionale, quindi dobbiamo prepararci bene. Già sabato prossimo avremo la prima partita ufficiale, sabato 26. Squadra, appunto, società che ha fatto tutto per tempo, c'è stata la scelta di un nuovo tecnico, avete allestito una rosa di prim'ordine, soprattutto pensando a tante riconferme rispetto all'organico dello scorso campionato. Presidente Costanzo. Sì, diciamo che la scorsa stagione è stata la stagione, secondo noi, la migliore in assoluto della nostra storia. Abbiamo avuto un inizio un po' tribolante perché insomma abbiamo avuto un problema a settembre, poi l'abbiamo risolto e abbiamo portato a compimento un campionato e inizialmente sembrava, ripeto, deficitario, e alla fine abbiamo ottenuto un sesto posto di tutto rispetto, e non era facile con quella rosa giovanissima che avevamo lo scorso anno, e Luca D'Arrigo ha fatto veramente un miracolo sportivo, con un impegno non indifferente tra Under 19 e prima squadra, lo ringrazio. Ripeto, Luca, un professionista serio, una grandissima persona per bene, io ho un ottimissimo rapporto con lui e l'anno scorso ha fatto qualcosa di irripetibile. Quest'anno sì, mi diceva, quest'anno abbiamo cambiato un po', Luca ha fatto altre scelte, le auguro un grandissimo un bocca al lupo. E abbiamo già ottenuto, diciamo, secondo la nostra idea, abbiamo già ottenuto due obiettivi prima ancora di iniziare la stagione, che era quella di confermare quanto più possibili i giovani che lo scorso anno hanno fatto dei tornei strepitosi sia in Under 19 che in prima squadra. Li abbiamo confermati quasi tutti, ma la cosa più importante secondo me è quella di riportare a Via Grande tanti ragazzi viagrandesi, compreso il mister, e quindi di riformare una rosa di quanto più ragazzi di Via Grande che amano questa società. Per fare un esempio, il mister, io sono Rito D'Agostino, che conosco da quando eravamo in calzoni corti, abbiamo giocato insieme, siamo amici, è un viagrandese doc come me, ha fatto la storia del calcio 5, io ho salito qua a Via Grande e adesso spero che la rifarà anche come mister della mia squadra. Ma abbiamo riportato a Via Grande Nino Spina, che è un figlio di questa società, ragazzo eccezionale, per me un talento puro, il ritorno di Andrea Di Mauro. Ragazzi, ripeto, viagrandesi, Simone Giuffrida, stiamo ricreando quello che era il mio sogno, quindi per me è già a breve, dovremmo ufficializzare anche Andrea Labusata per una questione del portale della divisione, non l'abbiamo ancora potuto tesserare, ma aspettiamo il trasferimento dalla meta, che ringrazio per la collaborazione. Quindi secondo me abbiamo già ottenuto due risultati per me importantissimi, che era quello di tenere questi giovani che hanno fatto bene l'anno scorso e di riportare a Via Grande quanto più viagrandesi possibile. Un presidente Mario Costanzo che ha mantenuto fede agli impegni appunto della scorsa stagione, aveva detto che non avrebbe ceduto alle lusinghe del mercato per i numerosissimi giovani interessanti che dispone il Via Grande C5, e così è stato. Al di là della partenza di Dennis Platania, praticamente presidente, l'avete confermati tutti i giovani più importanti? Sì, assolutamente, abbiamo ceduto solamente Dennis per una richiesta ovviamente del ragazzo, e abbiamo tenuto tutti i nostri ragazzi. Devo dire che
quei ragazzi che tra l'altro hanno avuto una visibilità incredibile lo scorso anno vincendo il torneo delle regioni, e questi ragazzi, di questi ragazzi ho avuto richieste praticamente da tutte le squadre nazionali, siciliane e non. Ovviamente i ragazzi hanno scelto di rimanere col Via Grande e questo mi inorgoglisce, il che significa che abbiamo fatto, stiamo crescendo e stiamo facendo qualcosa di importante e diamo fiducia, cioè riceviamo la fiducia anche di questi ragazzi, perché evidentemente considerano il Via Grande una società importante con cui possono crescere nel futuro. E per me, Presidente, vedere questi ragazzi che mi danno fiducia, per me, ripeto, un motivo di orgoglio, ma quello che hanno fatto questi ragazzi l'anno scorso è stato qualcosa, ripeto, di irripetibile. Penso che sia il sogno di qualsiasi giocatore disputare un finale nazionale in diretta Sky, in prima visione su Sky Calcio 1, è il sogno di qualsiasi giocatore. Aver dato quattro ragazzi del Via Grande alla rappresentativa della Sicilia, vincente, con capocannoniere del torneo con lo Brancato, con Danilo Lofaro che è cresciuto in questa società ed è stato protagonista, Dennis Pratania, Andrea Lavusata, e vedere questi ragazzi e sentire il nome del Via Grande in diretta Sky, per me è un motivo di orgoglio e soprattutto per i ragazzi, ripeto, è un sogno, io da piccolo sognavo una cosa del genere. Qual è l'obiettivo che ha assegnato al nuovo coach Joselito D'Agostino, Presidente? Ma guardi, noi non abbiamo mai parlato di obiettivi, diciamo, di classifica. Il nostro obiettivo è un altro, lo ripeto, l'ho sempre ripetuto nelle mie interviste che ho fatto in questi anni. Noi abbiamo un progetto che è molto, ma molto più ampio, che in parte lo stiamo già facendo. Noi cresciamo ragazzi dal nostro settore giovanile e li portiamo in prima squadra. Quest'anno abbiamo sette, nel roster della prima squadra abbiamo 7 2004, 2 2003, 2 2005, gli over sono due ragazzi 99, 2 2000, Santi Di Mauro e Carmelo Valenti. Per capire il progetto, abbiamo 12 under in questa squadra, quindi il progetto non è un obiettivo, diciamo, di classifica, noi abbiamo l'obiettivo di crescere e di far crescere questi ragazzi e portarli in prima squadra. Poi il risultato sarà il campo a dirlo. Devo dire che obiettivamente per me abbiamo fatto una buona rosa, abbiamo preso qualche giocatore nuovo, dei ragazzi nuovi, ripeto, sono 2000, uno è Giuseppe Ferlito, l'altro è Davide De Mauro, un 99 Giulio Costanzo e rientro di Nino Spina, che io lo considero, ripeto, un grande, grandissimo acquisto di questa società. Il rientro di Andrea Di Mauro, che è un talento. Andrea l'anno scorso anche lui ha disputato il torneo delle regioni, il Futsal Future, ha fatto la semifinale, anche lui in diretta Sky, è un ragazzo che può crescere in modo importante. La conferma dei ragazzi del 2004, Carlo Brancato, che l'anno scorso ha fatto 40 gol, Angelo Maria, un 2003, Andrea Lavusata, che io considero un ragazzo di grande talento, la riconferma di Salvo Russo, ripeto, tutti i ragazzi che possono fare bene per il futuro. Noi stiamo costruendo una squadra che secondo me per tanti anni può giocare in qualsiasi categoria. Noi la categoria non l'abbiamo mai considerata, abbiamo sempre considerato il progetto era la cosa più importante che, diciamo, l'obiettivo di classifica. Abbiamo fatto, ripeto, degli sforzi importanti, però sono felice del roster che abbiamo costruito. La conferma di Danilo, noi abbiamo tre portieri giovanissimi, Danilo 2004, Mirion e Stefano 2005, insomma sono dei progetti che noi costruiamo dalla nostra scuola calcio e li mettiamo in prima squadra, questo è il nostro obiettivo, poi il risultato di classifica verrà da solo. Presidente, per concludere l'argomento della prima squadra, come ogni anno e accade da 16 stagioni a questa parte, è arrivata la conferma del capitano Santi Di Mauro. Come abbiamo scritto nella pagina Facebook, è ormai un legame indissolubile quello di Santi con questa maglia. Sì, assolutamente, Santi è il Via Grande.
Santi, io sono felicissimo per l'ennesima riconferma, ma non avevo dubbi. Ma Santi, diciamo, al di là della qualità tecnica che lui può dare in questa squadra, che è importantissima, perché questa squadra è fatta da giovani, e il capitano, il più grande di tutti, che ama questa maglia come nessun altro può amarla, perché è figlia di una sua idea. Lucia l'ha stampata nel cuore questa maglia, quindi sono felicissimo, ma anche per l'aiuto alla crescita che può dare sia in campo che fuori dal campo, e quindi sono veramente felice. Ma il Verdiante senza Santi Di Mauro in qualsiasi ruolo è impossibile che possa esistere. Presidente, allarghiamo un po' gli orizzonti, parliamo del supporto appunto che dà la cittadinanza a questo club importantissimo, come sempre quello degli sponsor, soprattutto gli sponsor locali, Presidente. Sì, assolutamente, devo dire che in questi anni abbiamo avuto delle sinergie importanti con sponsor via Grandesi, cito qualcuno per Salvo Sapienza della OMS, che è stato nostro collaboratore dalla nascita, il Bar Trecioli, il Giaca, il Giaca Pub, il Piccolo Mondo, Michi Caffè, non solo acqua, insomma ci sono tante aziende via Grandesi, adesso sicuramente me ne dimenticherò qualcuna, tante aziende via Grandesi che ci stanno collaborando, ed è per questo che io chiedo sempre l'aiuto della cittadinanza via Grandesi, degli imprenditori sani, dei commercianti, che ci possono aiutare a collaborare a costruire questa squadra. Questa squadra, il Via Grande Calcio a 5, non è del presidente Costanzo neanche dei dirigenti. Il Via Grande Calcio a 5 è degli sportivi via Grandesi e dell'amministrazione comunale, che ci è sempre vicino, che ci ha dato questo gioiello finalmente pronto, e quest'anno lo inizieremo dall'inizio della stagione. Quindi io ripeto sempre che la società Calcio a 5 non ha un padrone, ma è di tutti gli sportivi via Grandesi e non. E io sono in questo momento il presidente pro tempore di questa società, l'amministro come rappresentante legale, ma il Via Grande appartiene a tutti, quindi per questo io chiedo sempre aiuto. Abbiamo avuto l'aiuto economico di questi sponsor che ci hanno aiutato, ne abbiamo altri anche fuori dalla città di Via Grande, anche a me sponsor importantissimi, Piantefaro, McDonald's, Ched, Fratelli Giuffrida, Special Trasporti e tanti altri, e io li ringrazio. Senza di loro noi oggi non potremmo fare sport. Oggi l'unico introito che una società sportiva ha sono quelli degli sponsor, e quello ci consente di poter andare avanti. Parliamo di settore giovanile, Presidente, novità anche in quest'ambito, cambia la guida dell'Under 19 affidata a Santi Di Mauro, ma cambia anche la guida dell'Under 15. Sì, quello è il settore nevralgico della nostra società, noi, quella è la nostra mission più importante, abbiamo migliorato lo staff tecnico anche del settore giovanile. Abbiamo un nuovo mister dell'Under 15, Giuseppe Schilerò, che già collabora da qualche tempo con noi. L'Under 19, l'Under 19 nazionale, se la federazione accederà e non la osta a partecipare al nazionale, sarà allenata da Santi Di Mauro. L'Under 17 da Santi Di Mauro in collaborazione con Peppe Schilerò. Abbiamo anche aumentato, abbiamo un nuovo ingresso nello staff tecnico, è quello di Salvo Marchese, che è un preparatore dei portieri, e ci sarà anche Davide Di Mauro, ma quest'anno abbiamo deciso di dividere i due ruoli, sia di Salvo Marchese allenerà i portieri della prima squadra dell'Under 19 e dell'Under 17, e Davide, a cui abbiamo chiesto un sacrificio in questi anni enormi, quello di allenare 7 categorie, che tecnicamente non è qualcosa di facile, allenerà il settore giovanile fino all'Under 15, quindi abbiamo aumentato ancora di più quello che è lo staff tecnico. Ovviamente. Comunque, ci riferiamo, Presidente, a Davide Leone. Sì, no, non parlo di Davide Leone. Parlavo di Davide Leone, che fino allo scorso anno aveva i portieri di tutte le categorie, dai primi calci fino alla prima squadra. Tecnicamente gli abbiamo chiesto un impegno esagerato per una persona sola, e quindi quest'anno abbiamo diviso i due ruoli, che secondo me è anche per quello che noi abbiamo fatto, per quello che Davide ha creato in questi anni, quello di portare portieri importanti in prima squadra, Danilo, Stefano, Mirion,
sta crescendo benissimo Damiano Costanzo, che è un 2008, che è un futuro talento. Stiamo crescendo portieri importanti, quindi per questo abbiamo deciso di avere due allenatori dei portieri. Presidente, ritorniamo per un attimo alla prima squadra. Sabato 26 agosto qui al Pala Via Grande ci sarà appunto la prima di Coppa Italia con il Crelentini. L'auspicio da parte del presidente Mario Costanzo alla vigilia della nuova stagione calcistica per il suo club qual è? L'auspicio agonistico è quello di fare bene e di dimostrare che questi ragazzi giovani, giovanissimi, possono giocare tra i grandi e fare anche bene. Io sono convinto che José Lito D'Agostino sta elaborando un roster importante, sta lavorando molto molto bene, sono felice del lavoro di José Lito e dello staff tecnico. Questi ragazzi si stanno allenando bene, sono convinto che potremmo fare bene. Ripeto, ma non è il risultato agonistico che è importante, è la crescita di tutto questo mondo. E noi stiamo crescendo, è cresciuta anche la società, a breve probabilmente ci sarà anche un ingresso all'interno della dirigenza di un ragazzo che si occuperà del settore giovanile, che aiuterà ad Alessandro Costanzo, che ha fatto un lavoro in questi anni per me incredibile, ci ha aiutato tantissimo alla crescita e i risultati lo dimostrano. Noi in questo momento il settore giovanile del Via Grande Calcio 5 è un fiore all'occhiello in Sicilia e forse anche fuori dalla Sicilia. L'anno scorso abbiamo avuto la visita dei vertici della divisione di Massimiliano Birkler con tutti i vertici della divisione qui all'interno del palazzetto per visionare questa struttura e il nostro mondo. E ringrazio Massimiliano, il presidente Sandro Morgana dell'LND regionale, che crede in questa crescita del futsal nostro. Noi oggi nel panorama regionale, soprattutto nel settore giovanile, siamo una realtà importante e questo ci inorgoglisce. L'abbiamo potuto fare grazie anche ai dirigenti come Alessandro, come Alfio Di Mauro, come Carmelo Lofaro, come Turi Morabito, che sarà il team manager anche della prima squadra, di Giancarlo Pulvirenti, di Salvo Politini, che fa un lavoro nelle retrovie che non si vede ma è importantissimo. Io senza di loro tutto quello che voi vedete non saremmo riusciti a farlo. Grazie al presidente del Via Grande C5 Mario Costanzo e davvero tanti e cari auguri per una stagione da protagonista con il Via Grande C5. Grazie a voi, grazie, grazie.